Ciao! Raga, scusate che c'ho i signorotti anziani davanti a me, il salto lo dovevo fare. Oggi siamo a Torino, al mercato di Porta Palazzo di Torino. Il mercato più grande d'Europa, 51.000 metri quadri di mercato. Sia per fare un po' di shopping, però roba, raga, a parte cattiva di Porta Portese. Io non c'ero mai stata a Porta Palazzo, Comunque i torinesi se lo rivendicano per bene. Porta Portese almeno c'ha delle zone dove si possono fare un po' di affari e comprare anche roba originale, ciottarella usata. Qua a me mi pare di vedere roba scadente per quanto riguarda l'abbigliamento e l'oggettistica e tanti tanti fruttivendoli per fare la spesa. Oggi non siamo qui per fare la spesa, ma per continuare a visionare quelli che sono i mercati centrali delle città. L'abbiamo vista a Milano, è andata molto male, con alcune pietanze, ti lascio il video qui se vuoi recuperarlo. Lo abbiamo visto a Roma a ottobre 2021, quando YouTube era solo un hobby, e oggi siamo a Torino. Certo, posso dire una cosa? Col fatto che ci sono tanti fruttivendoli qua, la verdura, mi verrebbe pure voglia di fare la spesa, non sarebbe male come idea, però non sono a Roma. In questo caso, come in passato, per la spesa ricorro proprio a lui. Hello Fresh. Ormai anche quando parto per altre città cerco sempre una cucina. Pianificare i pranzi a casa ti stressa? Non hai idea di cosa cucinare? C'è Hello Fresh. L'abbiamo già visto in passato, box interamente riciclati per evitare sprechi alimentari. Praticamente paghi solo per gli ingredienti che ti servono, risparmiando anche sugli acquisti di impulso fatti al supermercato perché c'hai fame. 20 ricette nuove ogni settimana, piani che si adattano in base alle tue esigenze e al tuo stile di vita. Questa volta ho scelto di optare per una ricetta, te posso dire, orientale. T'ho schizzato? C'è anche giochino qui. La cosa bella è che il servizio è personalizzabile in base ai tuoi impegni. Scegli il giorno in cui farti arrivare il pacco, l'orario, e se parti in vacanza puoi mettere in pausa il servizio. Sono buoni i funghi crudi però, Fornitori italiani e locali. Sai da dove vengono gli ingredienti? Perché poi la maggior parte delle volte te domandi sempre: ma da dove sta arrivata sta carne? Sempre freschi e di stagione. Potevo esimermi dallo scegliere l'ennesima ricetta a base di cipolla? E ovvio che no, sto grondando, regà, perché non ho acceso il ventilatore. È pronto. Mi piace un sacco il miso, c'ho un debole per il miso. Pollo proteico, regà, perché comunque devo mettere massa. Senti come scrocchia sta bietolina. Se vuoi provare anche tu, ti lascio un codice sconto esclusivo, GiuliaFresh50. Ho venuto bene. E il link in descrizione per usufruire di una promo speciale sulla prima box. 50% di sconto, 25% sulle successive 3 box. Adesso vado perché devo continuare a mangiare al mercato centrale. Ah, raga, se visiti Torino il mercato di Porta Palazzo come Porta Portese, stai attento alle borse, che qua è un atomo che te ciulano tutto. Ormai sono abituata, ci ho fatto proprio la corazza, non mi puoi toccare. Borsa, tragolla, laterale davanti a te, portafoglio non dietro le chiappe, mi raccomando. Raga, sono entrata dentro, come di consueto ogni volta che entro in un mercato centrale, vari stand ovviamente, dei più disparati, chef, cuochi, sparsi in giro per l'Italia. Fritturina di pollo, buono. È tarda mattinata, ora di pranzo. All'incirca infatti stanno alle stand, è piuttosto vuoto, molto ampio come mercato, molto torinese. Tutto piano, tutto su un livello, no? Torino, tanti semafori, incroci e rettilinee. Io credo che prendere la macchina a Torino, prendere la patente a Torino non sia così complicato. Confermatemelo o ditemi il contrario se non è così. Una cosettina di dolce per iniziare, vediamo un po', visto che c'hanno anche pizza, ristorazione, cerchiamo di assaggiare più cose. In passato abbiamo visto altri video dei mercati centrali, molto spesso ci sono tanti alimenti, ma qualitativamente il livello non è mai così alto, i prezzi sono gonfiati perché gli affitti sono abbastanza costosi in questo tipo di posti. Ho visto delle cose esposte che sembrano quasi le proposte che tendono a fare in Giappone, no? Le plastiline per far capire i piatti che cucinano, che lasciano un po' a desiderare. Ha un colore anche un po' scuro, un prosciutto. E dico, ma comunque il cibo ti deve conquistare pure un po' con gli occhi. Finora mercati centrali, ninni, così così. Fiorentinella toscana,
Non siamo in Toscana, è buona, ma non la prenderò. Per colazione, cornettino farcito o maritozzo? Non mi veni a dire, Giulia, vieni a Torino al mercato centrale, ti prendi il maritozzo che è tipico romano. I mercati centrali sono degli aggregatori di tradizioni italiane, quindi da più regione. È anche difficile trovare cose propriamente tipiche della regione. Per quello ci saranno altri video, lo street food hunt e altri format che comunque trovi sul canale. Non sembra male esteticamente, anche come sfoglia. 1,60€ contro 2,50€ di maritozzo, che lo vedo abbastanza grande. Io ti direi quasi quasi proviamo il maritozzo, perché mi ricordo che quello di Milano era un pochettino più piccolo, ho pagato anche di più. Bello fresco, lo sento anche molto morbido, hanno la cucina a vista, 2,50€, un po' sopra la media anche rispetto ai maritozzi che abbiamo provato a Roma, che siano romoli, regoli, quel genere di maritozzo, no, però neanche eccessivamente. Bello abbondante, molto più grande di quello di Milano, non ricordo di chi fosse quello di Milano. Oh, cottura bella omogenea, andiamo all'assaggio. La regola del maritozzo, se lo mangi te devi sporcare la punta del naso, con me è facile perché il naso è bello grosso, ce ne frega niente, raga. La panna montata ad hoc, vabbè, con la panna è difficile sbagliare. L'impasto del maritozzo è un panino all'olio, la lievitazione ci sta, è l'equivalente di un panino all'olio praticamente, non è ovviamente salato, non è neanche eccessivamente dolce, ma non ha quel profumo tipico che ti lasciano i maritozzi quando li mangi. Quantomeno sono abituata ai maritozzi che abbiamo a Roma, come abbiamo già provato in passato, lo stai vedendo in video, quello di Regoli aveva un profumo, proprio l'impasto, il tipo di impasto, un profumo, un aroma che è buono anche solo da solo mangiandolo. Questo se lo mangio da solo è un ottimo panino all'olio, ma non è un maritozzo. Si può fare di meglio, proseguiamo, raga. Frittino di Marco dei Quintili. Lo chiamo Marco dei Quintili come se fosse amico mio, non lo conosco. Cioè, lo conosco di nome. Ci ho mangiato una volta ai Quintili, una cifra d'anni fa, però c'è scritto Marco dei Quintili, quindi mi viene da chiamare Marco dei Quintili. Oh, come raga. Una frittura a me molto familiare. Crocchettina di patate, bella fritta, molto crunchy, molto spessa. Io ti direi che in frittinello lo prendiamo pure qua, dai. Vediamo se mantengono quella qualità abbastanza alta che è i Quintili, che non è tra le mie pizzerie preferite di Roma. Ne abbiamo già viste altre in passato. Sono un po' più fan della pizza bassa e scrocchiarella, quella romana, come abbiamo visto, da 180 grammi, però un frittino non me lo toglie nessuno. Amatriciana, no, la crocchetta mortadella e pistacchio, una cosa un po' più classica. I Quintili c'ha un sacco di food pornate per attirare la gente e sa fare pizza, però certe cose troppo, per i miei gusti, troppo pompate. Pimp my pizza. Ah, raga, frittatina pronta, te faccio vedere quanto ho speso. Ho speso 4,50€ per la frittatina carbonara. Sì, carbonara. Qua l'abitudine è di carbonara. Maledetta carbocrema. Perdonami, amatriciana. Non credevo che mi dessero questa cosa, la danno di base al mercato centrale. A me mi viene sempre il dubbio, metti caso hanno visto la telecamera, ma hanno data carina. Spero ci sia anche dentro, perché sennò non c'ha senso. Stavo a dimenticare la cosa più importante quando si mangiano i fritti, i fazzoletti. Lo spacco, sono tipo bucatini, sembrano, non so se sono bucati. Oddio, un sugo che sembra più un sugo bello imbevuto di beciamella, molto chiaro. La assaggerei prima da sola. È molto unto, raga. È molto unto, molto unto. Vi vedete? Guarda quanto è unto. Fritto che mi riempie la mano di olio. Non bueno per la frittura. Che vabbè che è fritta, però gestire, far arrivare bene la temperatura dell'olio. Pasta fredda dentro, totalmente insipido questo fritto. La frittura non la tiene bene, non è neanche particolarmente croccante, si sfalda, non c'è niente che mi piace, la pasta è scotta. Scottissima. È freddo, dai. Capisco che ce l'hanno lì magari in frigo. Non so se li sono congelati, non so se li preparano prima e li mettono in frigo per poi friggere, perché ti friggono tutto sul momento, regà. Però purtroppo non so quanto riesce a percepirlo in video. La pasta, guarda, è scotta, regà. Le frittatine di pasta, come abbiamo visto a Napoli, come abbiamo visto da Bonci in passato e tanti altri posti che te le propongono, è difficile renderle tenaci sotto i denti. Vabbè, assaggiamo col sugo, ma non sono più di tanto incuriosita da questa cosa. Guanciale praticamente c'è solo qua, me lo metti qui e non me lo metti qui, però io non ho beccato guanciale qua interno, non ce n'è, che senso c'ha? Questa è amatriciana. Questa non è amatriciana. Cioè, un accenno di sugo. Un sugo che non ha carattere per quanto mi riguarda. Fammi assaggiare questo. Questo già non è male. Pecorino c'è il guanciale.
Bello croccante. Sto pagando un fritto 4,50 euro. Un fritto che non ha carattere. Quasi quanto una porzione di pasta. Poco meno di una porzione di pasta. Male male. Spostiamo al prossimo. Ho visto una cosa e mi aveva incuriosito. Potrebbe essere estremamente buono e potrebbe essere un po' un disastro. Non lo so. Mi puzzano un po' questo genere di format monotematici. Che vorrebbero scimmiottare un po' quelle che sono le mode del tempo. Però ci proviamo. Raga, il posto si chiama Bowl House. Avevo visto quando stavo cercando dei posti da portare a Torino, ero incuriosita da questo posto perché servono delle bowl di pane, quindi ripieno, stesso format già visto in altre salse come il cornetto salato a Roma 2 anni fa, come un po' il trapizzino tradizionale romano, come il cuzzetiello napoletano con tradizione e non. Io ti direi, dato che siamo a Torino, vitello tonnato, regular e medium, una cosa di medium, giusto per assaggiare, sono curiosa. Raga, medium, 9,90 euro. Sto cercando di prendere qualcosa di tradizionale, raga, questo vitello tonnato non ha un bel aspetto, sbaglio. È un po' grigiastro, desaturato totalmente, ha preso anche aria un po' al contorno, sembra anche abbastanza asciutto a livello d'aspetto. Stavo leggendo un po' di info circa questo posto, c'è scritto che il pane lo fanno loro, è artigianale, ricette sfiziose con abbinamenti particolari della tradizione e non. Una nota di merito sicuramente, visivamente, il cappero vero, e il cappero c'ho 8. Questo capperino è il tipico cappero che utilizzano proprio per il vitello tonnato, un po' di songino, il songino, regà, della busta, c'ha pure i contorni quelli un po' secchetti. E non so cosa sia questa, forse una composta, forse del pomodoro, lo scopriamo assieme. Sembra molto secco il pane, toccandolo, non lo so, tostato, leggermente tostato, tipo scrigno, però non si copre. Ok, mi hanno portato la forchetta e il coltello, quindi presuppongo si mangi con forchetta e coltello, anche perché logisticamente forse mordere una cosa simile non sarebbe così comodo. Praticamente questo carpaccio di vitello tonnato sottilissimo dentro songino. 3 kg di songino. Assaggiamo, magari magari questo è un vitello tonnato della Madonna che non mi ha attirato tanto esteticamente, anche se dubito. La salsa non è male, non è neanche speciale, facilmente dimenticabile. Il resto, regà, c'è talmente tanto pane che queste ostie, perché questa è un'ostia di vitello tonnato, ora l'ho sentito il sapore, non ha neanche un buon sapore. Cioè io adesso ho pagato quasi 10 euro un panino simile con vitello tonnato con questa quantità di insalata interna. Quanto lo pago il songino in busta? Quanto lo pago un panino simile e 3 fettine di vitello tonnato? Non trovo il senso. L'ennesima trovata commerciale per rendere tutto estremamente fotogenico per Instagram. Che poi neanche fotogenico è, sinceramente, almeno per quanto mi riguarda. Dimmi se per te è carino esteticamente. Funzionalità inesistente, tradizione dov'è? Perché il vitello tonnato è torinese? Torinesi. Com'era sto vitello tonnato secondo te? Fammi sapere. Lasciami un commentino con scritto vitello tonnato carinello, se per te era un vitello tonnato sfiziosino, fedele alla tradizione. E a proposito di tradizione, lì giù dove c'è scritto la viola, io ti direi che un piatto di pasta o qualcosa, tenendo conto che la viola comunque è la tipica trattoria, quella che da noi si chiama trattoria, a Torino si chiama viola, con ricette fedeli a quella che è poi la tradizione effettivamente piemontese, un assaggino di qualcosa la prendo. Abbiamo visto cose romane, non
rivisitazioni. Proviamo anche qualcosa di semplice, magari ci dice meglio, regà. Io sono sempre pronta a sorprendermi. L'unica cosa che non morirà mai, la speranza è l'ultima a morire. Ogni volta che devo girare i video nei mercati centrali, mi parte la mezza piotta. Mi parte la mezza piotta e resto pure con lo stomaco vuoto. Bello tipico, tagliarin. Questo qui con ragù alla salsiccia di brodo. Sono arrivati, ho lasciato lo scontrino sul tavolo. Mi vergogno ad andare a richiedere, 14 euro ho pagato. Tagliarin, quindi tipici, diciamo, torinesi. Pasta all'uovo, bella uovettosa. Proviamo anche un po' di tradizione. 30 tuorli d'uovo per un chilo di farina, quindi un tripudio di grasso. Salsiccia di bra tipica piemontese, sono tipo dei tagliolini, è la prima volta che li mangio. Dovrebbe essere anche un po' più difficile da stendere come pasta, perché comunque gestire 30 tuorli, così tanti tuorli, non è semplice. Assaggiamo pure con un po' di ragù, bovini adulti piemontesi, tipici della regione. La pasta è molto buona, ovviamente così piccoli perché sono fatti tramite comunque la macchina, non li puoi fare a mano, sono veramente troppo sottili da gestire a mano, sembrano dei capelli degli angeli. Il ragù non è neanche così sapido, non mi dispiace il fatto di vedere questo soffrittino anche con la carota, non è molto concentrato come ragù, mi aspettavo un gusto un po' più prorompente, più asciutto, sembra quasi che non abbia cotto neanche troppe ore, mi dà quel sentore là, però complessivamente non mi dispiace, ti direi. Mi ha portato il parmigiano, credo sia parmigiano o pecorino, sembra abbastanza stagionato, non credo sia parmigiano. Assaggiamo un pochettino, assaggiamolo, che io sono amante, raga, come sapete, quando posso gli do forte, meglio senza. Non mi fa impazzire sto formaggio, non ti riesco manco a identificare una stagionatura, sembra una roba generica. Finora la cosa migliore, certo, te sto a pagare comunque un piatto di pasta 14 euro, un ragù che non è neanche così sorprendente. Ma sti mercati centrali, regà, mai devo continuare a fare? Io mi fermerei con quello di Torino. Ma proviamo l'ultima cosa però, un'ultima cosa, l'ultima chance di vita prima di chiudere questa parentesi. Dio santo, vi prego, chiudiamo la parentesi con il cazzo Sandro. Già provato in passato in un posto a Milano, non nel mercato centrale, però ti direi che prendiamo il classico. Perché? Perché sti nomi un po' boomereschi, dai, non c'è bisogno. Fa social? Oh, sarà so io, ma magari dico Gioia via la ride. Boh, non lo so, come quelli che fanno i pancake a forma de membro. Ma perché mi devo comprare waffle a forma de patonza, dai? Non sembra male, ho aspettato un pochetto, eh. Raga, alla fine non ho preso il classico perché aveva un sale aromatizzato al tartufo, e molto spesso quando c'è il tartufo in queste cose, le maionesi al tartufo, le cose aromatizzate al tartufo, come si sa, non è facile trovare un buon tartufo, sono sempre delle salse prefatte, non... Lascia aperto. Andiamo su un'alternativa. La versione originale nasce solitamente con la cotoletta di maiale fritta, quantomeno quella giapponese. Questa volta abbiamo quella di pollo. Che cos'è in poche parole? Lo abbiamo visto anche a Milano e non andò molto bene, dove l'ho presi. Ti lascio il video se vuoi recuperarlo. È una sorta di sandwich, l'evoluzione di un sandwich all'orientale. Nasce come ricetta orientale, però ci sono anche altre declinazioni nel mondo, come in Francia c'è il croque monsieur, questo tipo di panino in Oriente, eccetera eccetera. Assaggiamo. Cotoletta di pollo, maionese artigianale, senape, curcuma, miele, sale al curry, sento molto l'odore del curry, cavolo cappuccio, salsa tonkatsu fatta da loro e il pane, insomma, tostato, leggermente lievitato, sembra molto caldo. È perfettamente tostato, vieni a vedere, guarda com'è ben dorato, un pane molto alto che non sparisce, maionese gialla per la curcuma oltre che al curry. Molto buono. Dai, raga, mi pare vero, finalmente una cosa che mordo e dico è buona. Per 12 euro è buona. Il pollo non è rimasto troppo asciutto, non è neanche eccessivamente umido, però sono talmente tanto equilibrati gli ingredienti interni, questo cavolo cappuccio rosso che tende a scrocchiare sotto i denti, la gestione della salsa, il panino bello spesso,
La carne che non è una frittura con un olio esausto, che non ti intinge le mani di grasso e di sugna come la crocchetta di amatriciana, del concetto di amatriciana che abbiamo mangiato prima. Questa è l'unica cosa che mi sentirei di consigliarti finora, perché il resto, a parte la stesura della pasta di prima, mi è piaciuta molto la stesura, ma tutte le altre cose. Raga, finisco di mangiare. Fortunatamente ho l'aiuto per finire i piatti, perché sennò rotolerei. Ci vediamo fuori con le conclusioni finali. Usciti dal mercato centrale di Torino, si chiude quest'altra parentesi. Speso parecchi soldi oggi, tra una cosa e l'altra. Io ti direi che può bastare qui per quanto riguarda i mercati centrali. Abbiamo visto quello di Roma, abbiamo visto quello di Milano, abbiamo visto quello di Torino, ce ne sono altri, ce n'è uno a Firenze che provai un po' di anni fa, prima di iniziare ad essere una content creator. Però poi molto spesso si ripetono anche un po' gli alimenti, tipo a Firenze c'è il trapizzino come c'è a Roma, ci sono anche altre cose. Stavolta livello, per quanto mi riguarda, opinione personale, esperienza attuale delle cose che ho provato, molto basso. Il maritozzo era un panino all'olio, nulla di che, non costava così tanto, va bene, posso anche abbonartelo. La frittatina dei quintili, c'era un quintale di olio dentro, quindi piuttosto che quintili mi verrebbe di un quintale d'olio che ti si aggrappa alle pareti della gola e manco ti va giù, devi manda giù 3 litri d'acqua, magari acquetta quella pure bella frizzantina, così con i bollicini non ti fa sentire troppo il sapore. Le altre cose, a bol de pane, ti devo dire, raga, va, cioè, basta, cose instagrammabili. Pensiamo un pochettino di più alla qualità, a saper fare cose semplici. Che ti devo dire? Io ti direi che possiamo chiudere questa parentesi andando verso la macchina, che l'ho parcheggiata in un parcheggio a pagamento, perché vengo qua a Porta Palazzo e i suoi rottami. Mi ricordano che da domani è pronto il refetto degli esami, ma non so se lo ritirerò, direbbe Willy, perché se no non trovo parcheggio, non si trova parcheggio qua. Qua farei pure un po' di shopping, ma la scarpa più interessante è sto sandalo de mi nonna, made in Italy, che sinceramente secondo me de Italy non ci ha visto manco niente. Pure qua, come a Milano, guarda, tutte le biciclette distrutte, tutte distrutte, Porta Palazzo, pure qua, proprio mi sento proprio a casa, mi sento proprio a Roma, sì. Legala pure con la catena la tua biciclettozza, che tanto se te la voglio inculare, io te la inculo lo stesso. E se non posso, te prendo pure la ruota.